di cui dentro io chi ha detto suona tricorno, sua sorella? Ah, maestro, lasciamo stare mia sorella che non c'entra e non tocchiamo i parenti, eh? Io non ho detto sua... Lei ha detto sua sorella, ci sento bene. Io non ho detto sua sorella, ma solamente detto sua sorella di tricorno, non sua sorella. Non sono così spiritoso da apprezzare queste finezze. Lei faccia il suo lavoro di direttore, muova la bacchetta, che ai parenti nostri ci mettiamo noi, vabbè. Allora avanti 5-3-0, prego. No, maestro. No, adesso no. I professori sono molto turbati. Scusi, ma io credo che non possono continuare la prova. Ma per diavolo, ma cosa volete poi di me? Volete farmi diventare matto? Che volete? Volete aver mio culo? Prego, qui avete lui! Signori, tutta l'orchestra in pausa doppia, 20 minuti. Bravo, un po' isterico, ma nel limite. E ci sono quelli che fanno i sacchi di evidenza. Ma il direttore, che c'è più bisogno? Fa passo un bel metronomo. Il pubblico dovrebbe ascoltare la musica in mezzo a noi, dentro all'orchestra, perché la sentirebbe in modo diverso, come una battaglia vista al cinema o invece fatta davvero facendo la guerra. Io, alto, ascetico, tormentato, autoritario, io il magnetismo, ecco il tratto del grande... Ah, poi c'è il tipo mistico, sacerdotale, quello acrobatico, e poi c'è quello che gli piace fare, il domatore di leoni. Lui faceva l'arpa, il violino, il tamburo, la gran cassa, anche il fagotto, lo spasso. Fatto che appena c'è la telecamera davanti e ti lo strutto, piace, piace. Ma io voglio che il mio maestro lassù mi guardi. Se non mi guarda sono geloso. E mi piace che io ti bottive. Sono quadrato. Questi giardi mi semo, i mughetti. Siamo romani per strada. Ma l'amicizia è un'altra cosa. Prima di tutto non ci si vede mai al di fuori del mondo. La mattina vieni qui alle prove, ti imbicchi il cartellino, all'uscita, all'uritino. A come sarò la fiera? Ah sì. Io? Io pensavo di girare il mondo con questo strumento, invece sto sempre qua. Mi senti che dice Caravaggio? Non lo sopporto più questo sternacchione ridicolo, questo... Mi fa sentire inutile, se ne potrebbe fare benissimo a meno un'orchestra. Ma che fa? A che serve? Ma è anche pericoloso, una vera calamità. Uno ce la mette tutta per far uscire un certo suono, la suonatina, e invece esce fuori una gran correggia. Ecco, io penso che sia proprio un simbolo dell'ottusità, della chiusura mentale, di quei rapporti in orchestra che impediscono qualunque tipo di volontà. Che è l'estrazione degli orchestrali. No, vuol dire che molti degli orchestrali vengono dalla provincia. Ma quale provincia? Io vengo da una grande città, a Fragonno. La verità purtroppo è questa. Quasi tutti gli orchestrali sono persone modeste, dal punto di vista cultura. Non abbiamo veri interessi, ma di che cosa ci interessiamo? Di niente. Sì, siamo incollati tutta la vita col pezzo di legno di lata che è lo strumento. Chi ci soffia dentro, chi lo pizzi. Che una vita spiegata e che staccata e filosofa, pigliata musica. Io voglio dire questo, insomma, che tutte le chiacchiere che avete fatto, i sindacati, il capo orchestra, la politica, gli ottoni, gli archi, il direttore così, il direttore colà, a me non me ne frega niente. Ecco, perché? Perché non mi si vita più l'uccello. Questa è la tragedia. Ah,